parto in prima e poi volo via. Notte scura, amica mia, l'autostrada è come un bignè. A Videotop con grande piacere abbiamo con noi Francesco Beior. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Paolo e ciao a tutti i telespettatori di Videotop. Siamo pronti per raccontare, ma non solo, vivere un sabato sera latino. Esatto, sabato sera latino, proprio così. Questo è il titolo del tuo nuovo singolo e guarda caso, insomma, coi tempi ci siamo, no? Da poco si ripropone finalmente la possibilità di vivere il sabato sera come si faceva un tempo. Sì, diciamo che il mio era un auspicio, un augurio per l'estate, ma va bene anche con un po' di ritardo. Assolutamente, è andato leggermente lungo, ma non stiamo a guardare, ormai non sono più i problemi che ci riguardano, siamo abituati a ragionare un po' più a lungo termine, no? Visto e considerato, esatto, quello che è successo. Come è nata questa esigenza di sonorità latine? Ma allora, io sono un cantautore e di solito scrivo altri brani, non solamente, però brani un po' più seri, brani d'amore, brani in cui racconto delle storie, però nella mia, diciamo, discografia, ciò che ho scritto, ci sono 4-5 brani, una volta si chiamavano brani allegri, no? Certo. E quest'inverno, parlando con alcuni musicisti, uno mi ha detto, ma perché quest'estate non facciamo un brano allegro, un brano estivo? E mi è accesa una lampadina, mi è venuto in mente questo brano, che avevo scritto nel 98, nell'estate del 98, quando erano di moda gli happy hour nella Riviera Romagnola, e dopo una serata con gli amici, happy hour, bevute, risate, avevo scritto, mi ricordo, con la chitarra questo brano, che era rimasto in un cassetto. Allora l'ho tirato fuori, l'abbiamo fatto arrangiare da una persona che ha prodotto diverse musiche latine in Messico, soprattutto Messico e Florida, quindi che conosce le sonorità, e ha optato per una bachata come strofe, un reggaeton nel ritornello. E da lì siamo partiti. Dicevo che il tuo è un percorso variegato, se così possiamo chiamarlo, perché da un brano dedicato a Pantani, quindi bicicletta, moto con Simoncelli, poi Ave Maria, insomma il percorso è abbastanza vasto, no? Sì, beh, a me piace, diciamo, come tutte le persone creative nella pittura, nella musica, diciamo, io seguo l'emozione che arriva in quel momento. Non ho delle briglie che mi tengono vincolato. Chiaramente, come mi è stata fatta un'obiezione in un'altra intervista, se uno dovesse fare un disco, è chiaro che uno magari deve mettere dentro un po' di coerenza, no? Magari ci vuole un pochino più di coerenza, però a livello di creatività, per adesso come canale YouTube, mi piace anche un po' sbizzarrirmi, far vedere anche che so fare diverse cose, poi per il futuro vedremo. E la luna parlava sul mare, impazzava qua giù, era un sabato sera latino, i tuoi occhi due stelle di più. Sono di quella corrente di pensiero per cui un artista a grandi linee deve fare quello che si sente di fare. Tante volte poi siamo anche un po' troppo abituati a classificare, no? Quando poi dopo si esce dalla classificazione, ma questo non faceva quel tipo di musica, destabilizza. Sì, infatti a me piace presentarmi in modo un po' istrionico, ma non è un gioco di spettacolo, di, certo, immagine, sono proprio fatto così. Sei partito studiando, come si fa, insomma, il percorso preciso con la scuola di Mogol, se non ricordo male, no? Sì, esatto, quello è stato, diciamo, all'epoca credevo fosse un punto d'arrivo, invece poi con la maturità si capisce che tutto è un punto di partenza. Nel 99 feci il piccolo concorso per accedere alla scuola di Mogol, passai e mi accettarono come autore di testi, e poi sempre nello stesso anno feci un corso anche come interprete. Fu un'esperienza molto molto formativa, devo dire, proprio a livello di amicizie, a livello tecnico, scrivere in metrica, imparare, diciamo così, a prendere il meglio, cercare di prendere il meglio dei grandi personaggi della musica, eccetera, eccetera.
E questa cosa qui mi ha accompagnato poi negli anni, sia a livello tecnico, anche a livello di conoscenze e di emozioni che ho vissuto là in quel posto meraviglioso. Adesso, dopo questo sabato sera latino, queste sonorità tipicamente estive, so che stai già lavorando a nuovi progetti. Sì, esatto, c'è un progetto che non uscirà fra moltissimo tempo, preannuncio il titolo della canzone, che si chiama Baby, è una canzone molto, molto allegra, un po' proc, veloce, che comincia subito a 2000 e finisce a 2000, e più avanti, con video, con redatto di video, e più avanti, non so se a gennaio o a marzo, comunque prima o dopo il Festival di Sanremo, uscirà un altro progetto di cui non svelo ancora il titolo. Perfetto, lo teniamo lì da raccontare più avanti, insomma, non andiamo oltre. Per ora siamo felici di aver testimoniato questo sabato sera latino. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille Paolo, grazie a tutti voi. Ciao Francesco, ciao. Ciao.